Salve e bentornati. Il tema di questo contributo è sentire comune e decisione politica. C'è un detto di Mark Twain che egli riporta nella sua autobiografia, che io chiamo l'assioma di Twain, in cui lui dice: è facile lasciar credere alla gente una menzogna, ma quanto è difficile disfare quell'operato. Internet ha riprodotto questa, sintetizzato questo assioma di Twain dicendo: è più facile ingannare le persone che convincerle che sono state ingannate. È ovvio in riferimento ai fatti del Covid-1984. Però la domanda qui, se parliamo di decisione politica, bisogna anche parlare del rapporto che la collettività intrattiene con la politica. Non esistendo più un comune sentire, neppure quello che dovrebbe soggiacere ad una comune democrazia, ne consegue che qualunque decisione politica diviene il prodotto di fattori estranei a quelli che determinavano la legittimità democratica delle origini, ossia una partecipazione collettiva e condivisa alle decisioni dello Stato, soprattutto quelle fondamentali che coinvolgono direttamente ogni cittadino. Perché dico non esistendo più un comune sentire? Perché non esiste più questo comune sentire? Per via della frammentazione della comunità, forse anche la sua scomparsa, ma anche per quel malnato assioma della sofistica, espresso da Protagora, secondo cui l'uomo in quanto tale misura di tutte le cose, di quelle che sono in quanto sono e di quelle che non sono in quanto non sono. Questo assioma terribile frammenta il sentire comune. L'abbiamo ripetuto molte volte, ma è necessario ripeterlo anche in questo breve contributo. Platone, tra le tante osservazioni che solleva contro Protagora, ne solleva una che secondo me è la più facile da intendere, anche se chi non intende neppure l'evidenza, vedete, la frammentazione del comune sentire. Ebbene, Platone dice: ma se una persona è malata e assaggia un cucchiaino di miele, percepirà questo miele come amaro. Vogliamo dire che il miele è amaro? O il sentire di questa persona che lo interpreta come tale? Questo è un paradigma conoscitivo fondamentale. Noi abbiamo però abbandonato il paradigma conoscitivo platonico. I fatti del Covid-1984 lo dimostrano all'ennesima potenza. Noi siamo andati avanti nella storia sposando Protagora, dunque frammentando il sentire comune e andando avanti anche con sciocchezze come la tua verità, la mia verità, questa e l'altra, oppure tutte le verità sono altre dichiarazioni che lasciano il tempo che trovano, come tutte le verità sono relative. Che implicherebbe che c'è almeno una verità non relativa, che è quella verità secondo cui tutte le verità sono relative, ma questi problemi di inconsistenza logica non possono più toccare l'individuo che dice: io, le moi et sable, diceva Pascal, l'io odioso, che dice: io in quanto percipiente
sono misura di tutte le cose. E non è difficile per chi sa fare un'addizione mentale scoprire in questa dichiarazione protagorea l'origine della volontà di potenza. Un individuo così ritiene di poter determinare il mondo attraverso artifici che sono l'artificio degli artifici, l'artificio della parola, l'artificio del sillogismo contorto, i dissoi logoi. Ma questo, essendo diventato un carattere radicale della modernità, ha distrutto il comune sentire che dovrebbe essere il fondamento di una democrazia. Democrazia non è quello che il diritto ognuno di gridare il proprio essere misura di una volontà di potenza. Non è questo. È ben altra cosa. Vedete, se per gli ateniesi la decisione politica era espressione di un sentire sociale collettivo, per i moderni la politica è stata trasformata nella decisione di un esecutivo nominato da rappresentanti politici prescelti da un sistema di potere partitocratico e votati da una parte della popolazione elevata a maggioranza. Questo paradosso è ancora più evidente in paesi come l'America, dove si arriva persino a votare il presidente di martedì. Dunque, eliminando tutta una fascia della popolazione che non può magari permettersi in quel giorno, durante un giorno lavorativo, di andare a votare, che magari lavora fuori sede, tutta una serie di fattori. Mi pare chiaro, non mi pare necessario doverlo spiegare. Ora, ritenere che tra la democrazia delle origini e le democrazie rappresentative dei moderni vi sia un rapporto è come ritenere che vi sia una relazione tra gli dei dell'Olimpo e le figure delle carte da gioco. L'opinione attuale, secondo cui si ritiene che le libertà costituzionali siano state messe da parte a partire dal Covid-1984, è una dichiarazione singolare, in quanto non siamo certamente arrivati a questo punto in un sol giorno. In Italia già Pierpaolo Pasolini negli anni 60 denunciava persino a livello paesaggistico alcune delle trasformazioni che si sono poi radicalizzate in seguito. Per quanto riguarda l'Italia repubblicana, esistono almeno quattro fasi fondamentali che ci hanno portato al punto in cui ora siamo. Ossia, dal 1947 al 1969, la prima fase, perché 1969? Il 69, il dicembre del 69 è la data dell'attentato di Piazza Fontana. Poi la seconda fase va dal 1970 al 1981, l'81 è l'anno del sequestro del generale Dozier a Verona, che contrariamente al sequestro Moro venne liberato. I terroristi rapirono questo generale, lo tennero segregato per un mese, però venne liberato sano e salvo, e quella fu la fine delle Brigate Rosse. Dunque un periodo della storia italiana. Poi abbiamo dal 1982 al 1999, alcuni si chiederanno perché non l'89, il muro di cui tanto si parla. Il muro, l'89 è valido per la fase in Germania, ma in Italia l'89 finisce nel 99. Scusate il gioco di parole. Nel senso, il 99 rappresenta l'elezione di Carlo Azeglio Ciampi a Presidente della Repubblica e il debutto dell'euro sui mercati finanziari. L'euro monetario verrà poi nel 2002, ma l'euro inizia nel 1999. La quarta fase
è quella che va dal 2000 al 2020. 2020 significa Covid-1984. Questo anche per inquadrare un po', per contestualizzare la storicità e la gravità del momento che stiamo vivendo. E dunque è possibile dire che in queste quattro fasi la democrazia liberale sia stata lentamente erosa da forme di potere oligarchico. Non che queste forme di potere non vi fossero già da prima. Il problema delle oligarchie risale già all'inizio delle società storiche. Ma il 1947 era sembrato un momento in cui, per tutta una lunga serie di circostanze, vi era davvero la possibilità per poter costruire un paese nuovo. Nonostante i critici diranno, e comprendo l'obiezione, che la Repubblica era già nata con il piede storto a causa dell'amnistia del 22 giugno del 1946, l'infausto decreto presidenziale di amnistia e indulto per reati comuni, politici e militari, che venne proposto dall'allora ministro di Grazia e Giustizia nel primo governo De Gasperi, e costui era, guarda caso, anche il segretario dell'allora Partito Comunista Italiano, Palmiro Togliatti. E metto un punto su Togliatti, perché è bene che metta un punto su Togliatti, perché altrimenti andiamo per la tangente qui. Queste fasi che abbiamo sommariamente, brevemente descritto della storia dell'Italia contemporanea, conoscono molti momenti e troppe morti significative. Ricordiamo, tra quelle più note in Italia, abbiamo quelle di Enrico Mattei, il presidente dell'ENI nel 1962, Pierpaolo Pasolini nel 1975, Aldo Moro nel 1978. Tutti e tre assassinati, due di questi in prima analisi. Di Mattei si era detto che era stato un incidente aereo, l'aereo era così semplicemente esploso in aria, e di Pasolini sappiamo tutta la storia con Pelosi e la disinformazione, il depistaggio che venne fatto. Lo stesso si può dire del caso Aldo Moro. Tre morti eccellenti, tre morti che hanno segnato la storia del paese, economia, cultura e politica, e tre morti sulle quali ci sono stati enormi depistaggi provenienti dall'alto. Sul Covid no, però. Sul Covid è soltanto pura verità quella che ascoltiamo. Verità purissima. Io dico, ci vuole molta fantasia per credere a tutte queste cose. Ma vabbè. Però il passaggio attraverso queste fasi ha trasformato il mondo e la visione sociale di questo, fino al raggiungimento di un punto in cui il popolo scompare ed il cittadino viene assorbito mani e piedi nella massa, quasi trasformando la macina della storia in un falansterio di cartapesta organizzato sempre più capillarmente ed esclusivamente da coloro che detengono i mezzi, rendendo a questo punto ancora più reale ed attuale la frase marxista secondo cui l'opinione dominante è sempre l'opinione dei dominatori. Se volessimo aggiungere, potremmo dire che l'individuo non è mai stato così dominato e determinato come in questa nostra terribile epoca, in cui egli si sente invece più libero che in qualunque altra. Guardate che ce ne vuole. Ora, per meglio intendere o provare ad intendere le forme di questo dominio dei pochi sui molti, bisogna magari fare un passo indietro e partire da una nota brevissima di George Orwell a proposito di un bombardamento su Londra. Lo scrittore inglese, il quale all'epoca
lavorava per la BBC, Big Brother Corporation, racconta che, trovandosi in città, aveva appreso che la propaganda nazista aveva annunciato di aver effettuato una pesante incursione su Londra proprio in quel giorno, mentre lo scrittore era testimone del fatto che non era accaduto proprio nulla. Neanche un aereo della Luftwaffe aveva sorvolato Londra in quel giorno. Orwell, però, da mente finissima qual era, conclude la sua annotazione in quel giorno scrivendo che il fatto che oggi Londra sia stata bombardata o meno dipende da chi vincerà la guerra. Lui ovviamente diceva per i berlinesi Londra è stata bombardata, per i londinesi no. E questa dichiarazione poi non ha, alcuni potrebbero pensare che questa dichiarazione può essere avvicinata a quella famosa frase secondo cui la storia la scrivono i vincitori, una frase che venne poi reinterpretata da Göring durante il processo di Norimberga, quando disse "Der Sieger wird immer der Richter und der Besiegte stets der Angeklagte sein", cioè il vincitore sarà sempre il giudice e il vinto sarà sempre l'imputato. Ma questo in realtà è un discorso ben più sottile, quello di Orwell, che ci riguarda oggi in particolare in tantissimi modi. Da quanto si legge sulla stampa e per quanto riguarda le preparazioni che i legali, che i vari politici miracolosamente eletti dalla gente stanno annunciando, che il mondo non sarà più lo stesso e queste altre cose, è molto probabile che Londra sarà stata oggi bombardata. Questo perché la minoranza sembra abbia stravinto sulla maggioranza e può dunque offrire il mondo che più le aggrada per perseguire i propri fini. Qui io vi voglio far vedere due testi. Voi direte, la stampa riporta. Ebbene, se la stampa riporta, questa è una piccola perla che a me è capitata casualmente tra le mani, in cui, guardate com'è interessante questa cosa, la Deutsche Welle Akademie, un'accademia, un istituto di Bonn, si premura di creare un manuale per la copertura degli avvenimenti politici da utilizzare per la famosa primavera araba. Ma voi direte, ma che cosa c'entra un'accademia tedesca con i fatti arabi nel creare un manuale per dire alla stampa come si deve comportare? Ma questo è un manuale che sembra anche un manuale tecnico, ad esempio ci sono dati su come utilizzare anche una macchina fotografica, su come creare delle pagine web, di come costruire la pagina, i titoli, la spalla, eccetera. Mi ha colpito molto la leggenda di questo testo, eccola qui, alla Trump, con i segnetti ideografici, questo simbolo significa importante, questo simbolo significa da ricordare, da tenere a mente. Questo non è un semplice manuale di istruzione. In questo manuale parte appunto che il fatto che spieghino come funziona la stampa. Questo cos'era, quel simboletto? Cos'era? Adesso vedete di portare. Importante, ecco, quel simboletto significa importante, la crescita di potenza, di potere dei media, influenza i processi di mobilizzazione collettiva. Ma non solo a parte queste piccole perle, ma poi c'è anche una immagine, eccola qui, vedete come sono le idee il cardine della storia.
ed è attraverso le idee che gli esseri umani vengono soggiogati. La violenza viene dopo, prima vengono le idee. Per questo la cultura deve essere distrutta, perché se c'è una cultura c'è un'opposizione che è reale. Se invece la cultura non c'è, non c'è più l'opposizione. C'è l'arbitrio, c'è il mito del migliore dei mondi possibili. Guardate questa immagine, che è praticamente quella che si chiama la piramide di Maslow, un altro bel tipo. Come vedete, la piramide di Maslow, che potete anche trovare facilmente online, propone qui, come dicono loro, una classificazione gerarchica dei bisogni umani. Innanzitutto voi direte: ma che c'entra la piramide di Maslow in un libro sulla copertura degli avvenimenti politici? Ma la cosa terrificante di questo pattume ideologico con il quale oggi si gestisce il mondo praticamente, e che qual è il problema con Maslow? Maslow propone una visione dell'essere umano fondata sul basso, sul bisogno. E al vertice di questa piramide c'è il bisogno di s'accomplir, di riuscire, non voglio tradurlo con una parola volgarissima che si usa in Italia, perciò, bisogno di stima, il bisogno d'appartenenza, il bisogno di sicurezza e i bisogni fisiologici. E questo sembra, questa piramidina di un ideologo da quattro soldi della modernità, e sembra uscita dritta dalle pagine di Cartesio. L'essere umano come automaton, come macchinetta che ha questi bisognetti. Il bisogno è una monetina, metto la monetina, l'appartenenza, la stima, la sicurezza, la sicurezza. Non c'è neanche scritto, ma il bisogno di stima di chi? Ma un essere umano sano può sentire il bisogno di stima da parte di un essere umano malato? Adesso voglio fare un esempio estremo, perché io farei esempi legati all'attualità, ma lasciamoli stare. Può un essere umano oggi sentire il bisogno di essere stimato da Adolf Eichmann? Ovviamente no. Anche qui si potrebbero aprire parentesi sulla creazione sociale, sul bisogno, la creazione del bisogno di stima e come viene sfruttata. Questa piramide, ad esempio, tranne gli ultimi due punti, la si può prendere, i primi tre punti si possono copiare e incollare in quelli che sono i programmi della scuola, e si vede come viene applicata esattamente questa piramide. Sono tecniche di manipolazione. Questo testo è un qualcosa di spettacolare, ma è uno appunto di quei testi, appunto, non è in vendita, non è un testo in vendita, è un testo su cui io sono riuscito a procurarmi. E questi sono appunto lavori che servono per la determinazione ideologica delle società. Adesso io la metto lì soltanto come domanda, poi ognuno gli dà la risposta che vuole. Ma secondo voi, se per una cosa come in Tunisia
si sono procurati, qualcuno si è procurato di realizzare un lavoro di questo genere. Secondo voi, per la copertura degli eventi politici di paesi come la Francia, l'Inghilterra, l'Italia, le Nazioni Unite, qualcuno si preoccuperà di creare queste cose? Oppure quelli sono invece lasciati al buon cuore, alla dignità e alla correttezza dei gazzettieri? Ma seriamente, ma sinceramente, noi vogliamo credere alle favole, vogliamo credere. Preferiamo credere alle favole piuttosto che iniziare a guardare al mondo. E appunto su questo punto voi direte: ma come si fa allora a valutare? L'arma più grande di difesa che l'individuo ha è sempre il suo ragionamento. Ma il ragionamento deve seguire una serie di premesse e conclusioni, una struttura logica che da determinate premesse raggiunge determinate conclusioni. Ricordate la struttura classica del sillogismo: tutti gli uomini sono mortali, Socrate è un uomo, dunque Socrate è mortale. Premessa maggiore, premessa minore, conseguenza. Quando si seguono correttamente delle linee di ragionamento, la fine del discorso è quella corretta. Questo è proprio il senso di quell'articolo che, secondo molti, costò la vita a Pasolini, perché disse esattamente questo. Disse: io so chi sono i mandanti delle stragi, quello che dicevamo prima, la fase 1, la fase 2, 3, 4 della Repubblica, e non lo so perché ho carte in mano, perché so fare dei ragionamenti, perché so fare ABC. Una cosa che diventa sempre più difficile appunto per via del contesto ideologico nel quale siamo stati precipitati, la copertura degli avvenimenti ideologici. Questo sarebbe un bel titolo per un libro: la copertura degli avvenimenti ideologici in Europa. Ebbene, io adesso qui voglio fare un esempio pratico, praticissimo, enormemente attuale. Tutti sanno dell'assassinio del presidente Kennedy. Tutti sanno che la questione dell'assassinio Kennedy è diventata un parapiglia. Un evento che ha avuto centinaia di testimoni, poliziotti, agenti dei servizi segreti, persone normali, un filmato, tutta una serie di... una cosa che dovrebbe essere così lapalissiana come la luce del giorno, invece è un caos enorme. E chiunque oggi si occupi del tema, subito il ditino... conspiracy, che è un modo per evitare qualunque discorso. I discorsi che non provengono dall'ufficialità sono tutti discorsi di cospirazione. Anche qui uno dovrebbe subito capire che c'è qualcosa di sospetto, però non lo capiamo. Ebbene, perché faccio riferimento a questa storia? Perché pochi anni dopo l'assassinio Kennedy, quando ancora era stato da poco pubblicato il rapporto della commissione Warren c'erano ancora pochissimi testi, due testi credo erano apparsi sull'argomento, questa scrittrice giornalista americana di nome Sylvia Meagher nel 1967 pubblica questo testo: Accessories After the Fact, The Warren Commission, The Authorities and the Report on the JFK Assassination. Questo libro è un testo strabiliante, perché che cosa fa? Vedete, ancora non c'erano state, ad esempio, non c'erano state le altre due commissioni sul caso Kennedy, in cui una delle commissioni parlamentari ha detto che l'ipotesi di un secondo shooter è molto plausibile. Ebbene, questa signora, questo testo è adorabile per questo, riprende tutta una serie di punti fattuali, di elementi fattuali del rapporto della commissione Warren,
li analizza e comincia a vedere tutte le incongruenze che il ragionamento porta dietro questi report, al punto che arriva a delle conclusioni dicendo il rapporto della Commissione Warren arriva a sembrare un racconto raccontato da degli sciocchi, pieni di sofistica e di inganno, che vuole indicare una capitolazione al compromesso e alla degradazione della giustizia da parte dei suoi più eminenti guardiani. Questo nella prefazione. Questa situazione della... Chi era Warren? Perché vedete, Warren era l'equivalente di quello che dovrebbero essere oggi i nostri giudici supremi, i nostri giudici costituzionali, quelli che tacciono di fronte a tutta questa vicenda del Covid. Anzi, questa è una cosa che io in genere non l'ho mai fatta qui, non amo farla, però la ritengo necessaria. È stato pubblicato qualche giorno fa, credo ieri o l'altro ieri, un articolo dell'emerito Zagrebelsky, il quale dice, il titolo, vabbè, viene scelto dal redattore, Coronavirus e decreti. Zagrebelsky, chi dice Costituzione violata, non sa di cosa sta parlando. Sono parole un po' pesanti dette da una persona che... da un enigma, perché vedete, quando ci si trova di fronte a delle persone colte che agiscono in questi modi, è più deprimente che qualunque altra cosa, perché la cultura dovrebbe essere altro. Vabbè, ma quello che lui dice, leggo, parla di questi decreti, di questo, del leguleio che è stato posto al Presidente del Consiglio non eletto, i DPCM. I decreti legge sono equivalenti alle leggi, vero o non vero? E questo è un costituzionista. Io non so nulla di legge, nulla, sono quattro cose proprio, non ho mai studiato legge, non ho nessun rapporto con la legge, però pure persino io lo so che quelle cose che sta dicendo non stanno né in cielo né in terra. I decreti legge sono equivalenti alle leggi che servono, che poi è un gioco di parole, giustamente lui può dire equivalente, il gioco della parola, l'avvocato fa sempre questo tipo di... che l'avvocatura proviene, la diretta discendente della sofistica, che servono, secondo Costituzione, a fronteggiare i casi straordinari di necessità e urgenza, tra virgolette, perché questo è questa è la definizione, ed aggiunge: credo che nessuno dubiti che si sia in uno di questi casi. Carta 48. Credo che nessuno dubiti. Vuoi dubitare? Galileo dei Galilei, lei vuol dubitare? Ma attenzione, non è che qui credo che nessuno dubiti è uno che non sa nulla. No, qui c'è gente che dubita che sono medici ed esperti di fama internazionale. Bhakti in Germania, virologo, professore all'università di Mainz, Vodarg, Yanitis di Stanford. Cioè, parliamo dall'altra parte. Zagrebelsky, credo che nessuno dubiti. Vedete il linguaggio, è molto triste che
non so, forse una tristezza che molto. Vedete, mi mancano molto le parole a vedere però del resto non voglio dire troppo perché sarebbe, non ha neanche senso, ma credo che nessuno dubiti. Beh, una volta che abbiamo stabilito questa premessa, dove dobbiamo andare? Credo che nessuno dubiti che la Terra è piatta. Dove vogliamo andare? Se l'abbiamo detto. Questa gente mi sta sembrando sempre più vicina ai mormoni quando dicono: io so che la Chiesa è vera. Credo che nessuno dubiti che la Chiesa è vera. Che cosa significano queste frasi? Perché cosa significa credo che nessuno dubiti? I dati che vengono offerti, anche questo, una conseguenza di tutto questo, i dati che vengono offerti nelle sedi ufficiali sono quasi inesistenti. Non si può ragionare. Se io devo aprire domani una bottega di alimentari e vado in una banca e gli dico: voglio aprire questa bottega, loro mi dicono: lei deve avere un business plan. Il business plan che io devo avere è di almeno 40 pagine con dati attuali, consuntivi, tutto il capitale, per aprire una bottega, altrimenti non ti danno un centesimo. Per tenere interi paesi agli arresti domiciliari, dove sono questi? Ci dovrebbero essere quantomeno delle analisi giornalistiche. Invece ci sono questi dati offerti, i numeri, la guerra dei numeri. Una volta si diceva: i pazzi danno i numeri. 300, 500, 600, 1600, 8000, 20.000. Che cos'è questo? Cioè, non esistono. L'ufficialità ha questi quattro consulenti, presi chissà dove. E non esiste un business plan non esiste, e si vede anche dal fatto, ad esempio, le date sono diverse, i numeri sono inconsistenti. Dati elementari su quello che significa la propagazione di un virus mancano del tutto. Proiezioni sulla base di proiezioni si fanno normative. Ma dove sono questi dati? Non si può mantenere un tale stato sociale senza avere documentazioni scientifiche di primo livello a disposizione. Dibattiti tra opinioni diverse, tra metriche diverse. Non si può dire: la mia metrica è giusta perché io sto qui, perché ho il vedete, tutto quello che diciamo da tantissimi anni, il pensare per concorso pubblico. I miei dati sono. No, non è così. Perché torniamo di nuovo alla conflittualità tra Galileo e la Chiesa. La Chiesa aveva ragione perché era la Chiesa. Galilei diceva: no, voi non avete ragione perché siete la Chiesa. La ragione si ha sulla base dei fatti, sulla base del ragionamento corretto. Dove sono questi dati? Se c'è un attimo di salvezza in tutta questa questione, è proprio Internet. Perché Internet è, nei confronti di questa pandemia, da Covid-1984, quello che il filmato Zapruder è stato per l'assassinio Kennedy. Il filmato Zapruder è il grosso problema dell'assassinio Kennedy. Infatti, se voi pensate, il filmato venne, come si dice quando. Non pubblicato, ma trasmesso in televisione qualcosa come 10 anni dopo. Vennero mostrati alcuni filmati, spezzoni sul quotidiano Time Magazine che aveva acquistato questo filmato da Zapruder. Qual è il problema del filmato di Zapruder? Che la teoria sull'assassinio Kennedy dice che il colpo proveniva da dietro, dove c'era il Book Depository. Il filmato però mostra Kennedy che fa così, pum, pum. E l'autopsia,
lì anche lì tutti, però la parte del cranio di Kennedy che manca è la parte posteriore, e qualunque studente di fisica sa che il foro d'entrata è sempre piccolo, il foro d'uscita è quello che crea il danno. Il filmato di Zapruder mostra questa realtà, si vede Kennedy proprio che fa quel gesto. Ebbene, internet rispetto al Covid-1984 ha la stessa effettività del filmato Zapruder, nonostante vi siano in questo momento censure di qua, censure di là. E poi c'è sempre il ragionamento. Vedete, dicevamo prima che noi siamo oggi costantemente bombardati da un apparato non soltanto mediatico, perché l'apparato mediatico è l'ultima parte di un grosso meccanismo di mantenimento del potere che comincia appunto già negli asili nido. E però questa vicenda del Covid-1984 insegna una grande lezione per noi. Ossia ci mostra ancora una volta che per schiacciarci le oligarchie hanno sempre ed ancora bisogno della nostra cooperazione, e questa può essere ottenuta solo attraverso l'inganno. Grazie.